Mi chiamo Karl Glocken e questa è una nave di matti. Io sono matto e ne incontrerete tanti altri. Questa bagnarola è zeppa di matti. Signori indipendenti, giocatori di baseball, amanti, cinofili, donne di piacere, ebrei tolleranti, nani, di tutto. E chi lo sa, guardando attentamente, forse troverete anche voi stessi qui a bordo. Meno male che ce ne andiamo. Questo dannato paese mi pare sul punto di scoppiare. Beh, li ha guardati i passeggeri? Niente di interessante? Qualcuno interessante ci sarà? Beh, c'è un nano. È così. Due innamorati americani pittori, un mercante ebreo, il quale ha uno spirito molto acuto. Donne, Willy, donne. Beh, un'americana di mezza età abbastanza attraente. Ma per lei ha lasciato la culla da troppi anni. Ah, ma le anzianotte sono le sole donne che ti sanno apprezzare. Poi ci sono delle ballerine spagnole, interessanti, ma credo mercenari. Ne abbiamo avuti tanti di quei complessi a bordo. Il solito assortimento di brave massaie tedesche. Mogli di professori. Mm-hmm. Commesse in vacanza con aria. Temo fortemente. Governanti. Mm. O è meglio di no? Solo un po'. E così a Bremerhaven lei sbarca, vero? Mm-hmm. Non è stata una lunga carriera, tre soli viaggi. Sono bastati. Non so proprio che diavolo farò senza di lei. Beh, s'abituerà. Vuol sapere la disgustosa, sentimentale verità? In questi tre viaggi è nata in me una profonda amicizia per lei. Questione d'abitudine, nient'altro. Sì, ma con chi giocherò a scacchi? E con chi parlerò adesso? Ha visto che razza di gente passa su questa nave? Mi vengono i brividi tutte le volte che devo andare a mangiare in salone. Non so neanche perché mi sono imbarcato. Da quando... Forse cercavo qualcosa. Credevo di poter imparare delle novità come dottore di porto. Ma avevo già visto tutto. Questa gente io l'avevo già incontrata. Solo non era a bordo. Il 932 sarà un bell'anno. Sono molto ottimista. In ogni caso, per me incomincia sotto buoni auspici. È magnifico trovarsi su una nave tedesca in mezzo a tedeschi che tornano in patria. Non so com'è, ma c'è un'atmosfera quando i tedeschi si trovano insieme. Mi manca la parola, gemütliche Kameraderie, che non esiste fra gli altri popoli, o almeno io non l'ho mai riscontrata. Sai cosa dicono nel Messico? I messicani odiano gli americani, detestano gli spagnoli, diffidano degli inglesi, ammirano i francesi, ma amano i tedeschi. Questo è molto bello, sono lieto che dicano così, ma per quanto riguarda me, dopo qualche settimana passata nel Messico, i messicani ve li regalo. Lei quanto è stato lontano dalla Germania, Herr Freiter? 4 mesi. Sarà contento di tornare a casa, no? Beh, sa, c'è mia moglie. Perché tutti gli uomini carini che incontro sono sposati? Fräulein Spockenkicher vuole spezzarmi il cuore. A parte lei, Henry, per si intende. Ma com'è caro quel cagnolino. Ha avuto una parte talmente importante nella nostra vita che lo consideriamo quasi un nostro figlio. Ma è una cosa che si fa portare un cane a tavola? Bebè viene con noi in qualsiasi posto. L'abbiamo sempre portato in tutti i migliori ristoranti. E nessuno ha mai protestato. Sarà un viaggio meraviglioso, David. Ce l'ho ancora con te perché hai pagato il conto. David, avevamo detto di non parlarne più. Lo sai che questi 3 mesi sono stati i più belli della mia vita. E tu lo sai che io ti amo tanto da esserne addirittura impaurito. Che c'è? Che cos'è? 26 giorni dormiremo in letti separati. Ma probabilmente ci farà bene. Ci conosceremo meglio. E vedremo se c'è qualche altra cosa fra noi oltre l'attrazione fisica.
Guarda, te lo domando per l'ultima volta. Quanto ti ha dato quello svedese? Quello che ho avuto t'ho dato. Il barista dice di più. Te l'ha inventato. Se mi prendi in giro io te la strappo quella lingua pucciata. Strappami le budella, non ne ho altri di soldi. Che passa? Che passa? Avessi te parto la cabeza, niño? Ma io voglio stare da sola. Mi dispiace, signora, non c'è posto per un altro tavolo. Ma la prego, non si incomodi. Lei è americana? Io mi chiamo Bill Tenney. Mary Treadwell. Prego, signora. Oh, allora prendo il patè e poi la Rheinische Sauerbraten. Il signore? C'è una bistecca? Sì, signore. Spessa? Faremo il possibile. Sa, devo mangiare roba semplice. Ero a Veracruz per cercare di insegnare il baseball a quei mametti. A momenti mi avvelenavano. Lo sa che per un mese ho avuto la sciolta? Molto interessante. Ma mi dica, la prego. Buongiorno. Buongiorno. Karl Glocken. Julius Leventhal. L'aringa è molto buona. Aringa e poi due uova sode, per favore. Scusi la domanda. Lei è mica ebreo, per caso? No. Appartengo a una minoranza tutta mia. Ma, siccome gli ebrei li mettono tutti ad una tavola in questi piroscafi, perché se no ci hanno messo insieme? Forse nella speranza che ne nasca una razza incrociata. Ma è sicuro di non essere ebreo? Abbastanza sicuro. Lei somiglia a un mio cognato di Stoccarda. Siamo alle solite. La gente mi prende sempre per qualcun altro. Un po' di vino? Grazie, un dito. Avanti. Buonasera. Buonasera. Sono il medico. Mi ha fatto chiamare? Sì, ho bisogno di qualche cosa che mi faccia dormire. Ma sta male? No, no, voglio solo qualcosa che mi faccia dormire. Ha sempre difficoltà ad addormentarsi? Sì, sempre. E il suo medico le dà dei sonniferi? Sì, qualche volta. Si levi la vestaglia. Ma lei è proprio il medico, sì? Oh, non abbia dubbio, signora. Ah. Si pieghi un po' in avanti. Cosa c'è? Ha le mani fredde. Mi scusi. Respiri forte. Quando è stata indisposta? Senta, ma è proprio necessario? Sì, è necessario, signora. E va bene. La settimana scorsa. Immagino che lei non abbia mai difficoltà ad addormentarsi. No, mai. E qual è il segreto? La coscienza pulita, prima di tutto. Non deve essere facile avere la coscienza pulita quando uno è medico a bordo di una nave su cui viaggiano 600 persone che dormono allo scoperto. Signora, lei la deve smettere di prendere sonniferi quando non può dormire ed eccitanti quando vuole sentirsi sveglia. È dannosa alla salute. E perché ride? La mia casa è stata bruciata. Mi hanno preso tutto quello che possedevo. E mi stanno portando prigioniera su un'isola della quale non so assolutamente niente. E lei se ne viene qui a farmi il catechismo. Può pure rimettersi la vestaglia. Grazie. Ha il tocco delicato.
Forse non è così presuntuoso come parrebbe. No, almeno lo spero. Allora mi aiuta? Il suo medico l'ha aiutata un po' troppo. Sì, ma... ne ho veramente bisogno in questo momento. Ma certo, lei può andarsene senza aiutarmi. Questo è il suo diritto. Soltanto per questa sera, eh?